Radio Radicale, siamo in collegamento con Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, per parlare con lei della crisi politica e umanitaria in Darfur. Come sapete, gli italiani che vivevano in quel paese della fascia, diciamo, a sud dei paesi del Maghreb, a sud dell'Egitto, sono tornati nel nostro paese. Francia e Gran Bretagna ne hanno chiesto la convocazione del Consiglio di sicurezza a seguito degli scontri che sono in corso tra le due principali fazioni. Allora, onorevole Quartapelle, allora, le volevo chiedere se ritiene che l'Occidente si sia svegliato un po' troppo tardi rispetto alla crisi che era già nota. Sì, penso di sì. In realtà il problema non è, diciamo, di questi ultimi giorni, è un problema che ha a che fare con le rivolte del 2019 che hanno portato alla caduta del regime di Omar al-Bashir. Si è parlato di primavera sudanese in quel momento e purtroppo il destino del Sudan è esattamente il destino di tutti i paesi coinvolti nelle primavere arabe, cioè di paesi che sono stati traditi nelle loro aspirazioni democratiche dall'Occidente, che non è stato in grado di sostenere le transizioni. È un problema molto serio che, diciamo, ha delle conseguenze immediate abbastanza complicate, nel senso che in Sudan si confrontano due esponenti, diciamo, uno dell'esercito regolare e l'altro delle milizie. Se la guerra non viene fermata subito, quel paese va verso una deriva somala. Il Sudan è un paese importante, quindi non c'è solo un problema, diciamo, interno al Sudan, ma c'è un problema di destabilizzazione della regione. Continuare a sottovalutare queste difficoltà di paesi che vogliono fare transizioni verso la democrazia e che invece non trovano nell'Occidente un sostegno economico e, diciamo, politico-diplomatico per delle transizioni che sono complesse, fa sì che ci ritroviamo poi circondati da paesi grandemente instabili. Allora, queste due fazioni che si stanno scontrando, cosa rappresentano? E soprattutto chi li arma? Ma io sinceramente non apprezzo molto le letture delle crisi africane, che sono letture che dicono è sempre colpa dell'Occidente, è sempre colpa del fuori, no? Ci sono delle dinamiche interne altrettanto importanti. I fattori sono due: sono il generale al-Burhan, che è il presidente del paese dopo la caduta del governo civile di Hamdok nel 2021, che controlla le forze armate sudanesi, e poi c'è il generale Emeti, che è il vicepresidente del paese, che controlla una milizia che viene dalle periferie, forte di 100.000 uomini. Queste sono le due personalità che si confrontano con delle dinamiche sudanesi interne, poi ciascuno ovviamente ha i suoi alleati, in particolare Emeti è più sostenuto dalla Russia, quindi crea più problemi, però, diciamo, non è che queste milizie sono state armate per questo conflitto, non è che l'esercito sudanese è stato rimpinzato di armi solo in questo momento. La realtà è che il Sudan è stato coinvolto nella più lunga guerra civile del mondo, la guerra civile con quello che poi è diventato il Sud Sudan, una guerra civile durata 59 anni, e in questi anni le armi sono affluite da tante parti. Emeti è stato sponsorizzato dai paesi del Golfo, dalla Russia recentemente, però essendo anche lui coinvolto appunto nella guerra, in particolare in Darfur, che è diversa da quella che ha riguardato il Sud Sudan, si è procurato armi anche dal centro negli anni del contrasto all'indipendentismo del Darfur. In più controlla l'oro in Sudan, e il fatto di poter controllare queste miniere, che sono diventate, diciamo, il nuovo bene primario del Sudan dopo che il petrolio è stato ceduto, cioè i pozzi di petrolio sono andati perduti con l'indipendenza del Sud Sudan, lo ha reso un attore chiave in tante dinamiche regionali. Tutto questo crea appunto un cocktail interno con degli sponsor internazionali che rischia di essere fortemente instabile e di coinvolgere tanti paesi della regione, dall'Egitto alla Libia, all'Etiopia, all'Eritrea. Ed è per questo che il nostro governo non può semplicemente limitarsi
dichiarazione di programmatica, non può, come giustamente poi ha fatto, grazie anche al lavoro coraggioso dei diplomatici e delle forze speciali, evacuare i nostri cittadini. In Sudan c'è una crisi che rischia di pesare tantissimo sull'Europa in termini migratori e il paese più colpito, ancora una volta, rischia di essere l'Italia. Dobbiamo vedere il governo in prima fila nel cercare di trovare, nel favorire una soluzione il più presto possibile. La posizione più delicata è quella dell'Egitto? La posizione più delicata è quella del Chad e della Libia, in realtà, perché sono paesi più fragili dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista, diciamo, della penetrazione di attori esterni. Certamente l'Egitto è confinante col Sudan, quindi rischia di ricevere massicci afflussi di profughi, però, diciamo, i paesi che rischiano di crollare come conseguenza della crisi sudanese sono in particolare il Chad e poi anche l'Etiopia, e poi anche appunto la Libia. Il generale Haftar ha messo il becco nel Sudan? Non direttamente, anche se ci sono tantissimi legami tra, diciamo, milizie, tribù, interessi economici di vari tipi di economia clandestina, traffico di persone, traffico di armi, appunto traffico di minerali, che si dipanano in tutta quella regione e che rischiano di essere ancora più favoriti dall'instabilità di un grande gigante come il Sudan. Comunque non dimentichiamo che il Sudan è un paese con delle istituzioni più forti di quelle di altri paesi saheliani e con una vicenda storica e regionale molto più, diciamo, più di peso. E quindi se crolla il Sudan, sono tanti i paesi che sono collegati. Se crolla il Sudan, l'Eritrea rischia di entrare, diciamo, direttamente con le proprie dinamiche, di ricollegarsi alle dinamiche di instabilità del Sahel. Insomma, non voglio essere troppo tecnica e mettere troppa carne al fuoco. Il messaggio che io credo debba essere dato ai vostri ascoltatori e più in generale alla politica è che non ci si può occupare troppo tardi delle crisi africane. Bisogna che il nostro paese sviluppi una capacità di prevenzione, di lettura e di diplomazia precedente allo scoppio delle crisi. Il nostro paese deve dire agli altri stati europei che è giustissimo confrontarsi con la solidarietà nei confronti dell'Ucraina, ma non basta, ci sono delle conseguenze, diciamo, mediterranee africane della crisi dell'Ucraina che devono essere governate il prima possibile e in terzo luogo che serve un intervento immediato per costringere le parti civili, che sono le parti coinvolte nel conflitto civile, a fermarsi, perché il costo in termini di vite perdute per il Sudan, di difficoltà del Sudan è altissimo, ma ci sono anche appunto delle grandi conseguenze di instabilità della regione. Allora, possiamo dire che la Russia sta determinando l'autunno del Sudan dopo la primavera che aveva fatto sperare tante, anzi il risveglio che aveva fatto sperare tanto anche l'Occidente? Secondo me è sbagliato dare così tanto potere di agenzia all'Egitto. Certamente alla Russia, certamente la Russia approfitta di tutte le situazioni di crisi che possono influenzare l'Occidente, ma chi è il grande attore della crisi sudanese è l'assenza di un impegno occidentale in una primavera che avrebbe potuto andare in una direzione completamente diversa. C'è stato un governo di transizione civile, il governo di Hamdok, che è stato poco finanziato e poco sostenuto dall'Occidente, e nel 2021, quando Hamdok, non sostenuto e non finanziato dall'Occidente, se n'è andato, ha comunque messo appunto in campo un'alternativa militare che anche lì non è stata adeguatamente indirizzata verso una transizione civile e non ci si è concentrati sul. Non si è capito per tempo che c'era una lotta di potere tra gli attori militari in Sudan in quel momento. La conseguenza di tutto questo è che poi le dinamiche nazionali ovviamente esplodono e c'è chi, come la Russia, ne approfitta. Ma non è leggere tutto con, diciamo, l'ossessione russa, secondo me, rischia di farci prendere delle decisioni sbagliate. Ho capito, ho capito. Allora, grazie a Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, con la quale abbiamo parlato della crisi in Sudan. Grazie. Grazie a voi.